un esempio pratico di quello che faccio. In che senso, Robin? Nel senso che ti spiego, ti faccio un esempio concreto, ti racconto una breve storia per spiegarti in piccola parte quello che io faccio professionalmente. Così ti comincio a fare un'idea un po' più precisa, se sei curioso, su esattamente poi dov'è che io intervengo o ho delle abilità particolari. Allora, la scorsa settimana, più o meno, una mia cliente, partner e co-organizzatrice di uno degli eventi passati del mio mini tour, quindi una piccola azienda che opera nel settore della cosmesi e con la quale io ho già collaborato, non collaboro più in questo momento, ma ho avuto piccole soddisfazioni, loro mi hanno dato fiducia, gli ho dato tanti consigli in passato su soprattutto come gestire la loro pagina Facebook. Ora questa azienda e la proprietaria di questa azienda è tornata da me per chiedermi un consiglio, una consulenza. E cosa mi hanno chiesto? Questa persona mi ha detto: senti Robin, io ho bisogno per migliorare la mia comunicazione con i miei clienti, nella nostra strategia generale, nelle mie pubblicità e promozioni, di capire meglio quali sono le linee distintive del mio brand, della mia azienda. Quindi mi sono letta certi libri, ho certe idee, secondo me siamo un tipo di azienda particolare, ma non so come fare per comunicare i valori della mia azienda, non so come comunicare che un'azienda come la nostra è particolarmente amichevole, disponibile, che siamo sicuri, affidabili, anche perché vedo che con tutto questo cercare di essere sempre disponibili, sempre carini e gentili, gli dai un dito, si prendono il braccio. Ci piace pensare al nostro rapporto con i clienti come a quello di una grande famiglia, dove noi siamo un po' come, che ne so, questo non l'hanno detto loro, lo dico io, dei nonni saggi e simpatici che danno consigli, strumenti, soluzioni per poter far andare avanti le cose e anzi farle migliorare. Quindi, in poche parole, la preoccupazione di questa persona era: io voglio comunicare meglio chi siamo e in cosa ci differenziamo. E io penso che ci differenziamo che siamo carini, simpatici, gentili, super disponibili, anche se è controproduttivo spesso questa cosa nei rapporti con i nostri clienti. Ma come lo comunico? Come dico chi siamo, cosa siamo agli altri? Robby, mi puoi dare una mano? Ci siamo riservati 45 minuti di tempo in una chiamata su Skype e io gli ho detto: per prima cosa mettiamo un attimo da parte questa vostra caratteristica che tu trovi come principale e che potrebbe essere decisiva, ma non possiamo metterla come elemento, diciamo, di comunicazione per caratterizzarci, perché lo diciamo noi di noi e quindi non vale molto. Cerchiamo, se dobbiamo dire di noi qualcosa, di dire delle cose concrete, delle cose precise che ci differenziano dagli altri, e facciamo sì che poi il nostro essere disponibili, generosi, carini, educati sia un elemento per consolidare questi rapporti, ma non un elemento chiave per ottenerli, perché le persone all'inizio sentono tutte le aziende dire ma noi siamo carini, disponibili, gentili, forse non tutte lo dicono, ma insomma danno a vedere o promettono di esserlo in qualche maniera. E quindi il mio lavoro è stato, durante questa chiamata di Skype, di cercare di riportare con i piedi per terra questa esigenza del tutto naturale, ma che poi le emozioni, le esperienze e l'essere proprietari di un'azienda ti fanno analizzare in maniera un po' confusa, un po' poco precisa. E quindi gli ho chiesto prima di tutto di dirmi
quali erano i prodotti o le caratteristiche dei prodotti che loro vendevano come azienda che erano diverse da quelle della concorrenza, cioè perché sarei dovuto venire da te e non da un concorrente che fa nominalmente le stesse cose. E subito quando gli ho chiesto questa cosa è venuto fuori già lì un elemento importantissimo, molto preciso. E cioè che oltre ai prodotti, alle linee cosmetiche, loro avevano un individuato, un pubblico preciso, di persone di una certa età, persone che avevano un certo tipo di problema, e su questo loro erano particolarmente forti, anche se poi i loro clienti non tutti avevano colto e cavalcato questa opportunità. In diversi casi questo era successo e aveva riscontrato del successo. Quindi l'ho segnato bene. Ho segnato bene anche il fatto che mi veniva segnalato che il costo o il rapporto fra qualità e prezzo dei loro prodotti non era uguale a quello della concorrenza. Bene, e li ho segnati da una parte, quindi una linea cosmetica, una linea di prodotti per un certo tipo di persone e il tipo di costo e il tipo di rapporto qualità-prezzo che caratterizzava il loro prodotto rispetto a quelli della concorrenza. Il secondo elemento che siamo andati ad analizzare è quello delle tecnologie, cioè c'hai tu qualche tecnologia particolare che gli altri non hanno, usi qualche risorsa, innovazione, qualche scatola nera particolare che i tuoi concorrenti non hanno a disposizione. E anche qui abbiamo potuto individuare che c'erano delle cose particolari che i concorrenti non utilizzavano. Stessa cosa per il metodo, cioè il metodo nel quale la loro azienda andava ad integrare nell'operatività di tutti i giorni queste tecnologie e prodotti presso le aziende clienti. Quindi in che modi puoi usare queste tecnologie, in che maniere valorizzare al meglio questi prodotti che vendevano? Era anche questo un elemento caratterizzante, così come i corsi di formazione sono emersi, che loro fanno dei corsi di formazione gratuiti, e l'aspetto dell'assistenza che lei aveva messo per primo, e cioè il customer service, cioè massima reattività, rispondiamo nel giro di 12 ore o meno, ci facciamo carico del tuo problema e lo risolviamo. Quindi da lì sono riuscito abbastanza rapidamente a inquadrare quello che poteva essere una unique selling proposition, una frase, un paragrafetto che descrivesse in maniera chiara e semplice le caratteristiche dell'azienda in base a questi elementi caratterizzanti, fra cui quello che emotivamente loro sentivano più forte, ma che in realtà era solo uno fra gli altri e probabilmente non il primo. E quindi questa USP, questo paragrafetto, che cos'è? È una frase del tipo: azienda X affianca i proprietari di centri estetici nel differenziarsi dalla concorrenza attraverso una linea di prodotti, tecnologie e servizi mirati soprattutto alle donne XY, che danno risultati efficaci e misurabili in tempi rapidi e a costi contenuti. Nota bene, lo staff di questa azienda è. Si contraddistingue in particolare per la sua gentilezza, disponibilità e per essere estremamente paziente nel cercare di soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Quindi, prima in maniera secca, un po' abbottonata, precisa, ma densa di informazioni e non di aggettivi, ho cercato di inquadrare quello che fa questa azienda, e cioè che cosa fa. Aiuta i centri estetici a differenziarsi dalla concorrenza. In che modo? Attraverso la linea di prodotti, tecnologie e servizi. Quindi
mirati ad uno scopo specifico, però non ho voluto eliminare tutto il resto, quindi ho detto mirati soprattutto alle donne XY, che potrebbe essere, che ne so, alle donne over 50, piuttosto che quelle under 30, e specificando poi che danno risultati questi prodotti, tecnologie e servizi, danno risultati efficaci, misurabili in tempi rapidi, che è bello denso, e con costi contenuti. Quindi siamo riusciti, semplicemente avendo me come ispettore, come investigatore, che ha fatto delle domande terra terra: quali sono i prodotti per cui io verrei da te e non andrei dalla concorrenza, quali sono i vantaggi, quali sono le tecnologie, i metodi, i servizi che offri che ti rendono, per quello che sei tu, proprietario di azienda, differente dai tuoi concorrenti. Sapendo, dicendomi tu quali sono queste differenze, io semplicemente ti faccio da specchio e da sintetizzatore, non musicale, ma da sintesi, distillo per te l'essenza di quello che sei e ti aiuto a vederlo, ecco, con gli occhi di un esterno. Quindi, arrivati a questo punto, io ho costruito questa frase che chiamiamo USP, Unique Selling Proposition, gliel'ho data e lei ha potuto lavorarci, verificarla, discuterne con il suo staff, confrontarsi con i suoi clienti e riuscire quindi in un tempo molto veloce ad avere un'idea più chiara di cose che in realtà già sapevano bene, ma che però non si cristallizzavano in maniera precisa, e ad avere adesso un tappetino, una moquette, un trampolino sul quale lavorare per comunicare in maniera coerente quello che loro sono ai clienti esistenti, a quelli nuovi, e per lavorare sul migliorare se stessi tenendo questa come carreggiata principale. Ecco, questo è un esempio piccolo di un lavoro svolto, ecco, nell'arco di un'oretta magari di preparazione e un'oretta in diretta con un mio cliente, nell'aiutarlo a comunicare, a capire meglio chi è, cosa fa, per chi lo fa e come fare per renderlo noto anche agli altri.